sport, il calcio in particolare, per raccontarvi e celebrare il ritorno tra i professionisti del Messina. La CR Messina, dunque, il prossimo campionato giocherà in Lega Pro, in Serie C, assieme a Palermo e Catania. Quattro anni nell'inferno della Serie D, Messina se li è buttati alle spalle, da ieri ha ritrovato quella Serie C lasciata nell'estate del 2017. La vittoria di Sant'Agata Militella all'ultima giornata ha premiato nella corsa la CR Messina ai danni del Football Club Messina al termine di una stagione estenuante e lunghissima, terminata ai 35 gradi di luglio. La città ed i tifosi hanno potuto quindi tornare a far festa, iniziata fuori allo stadio Fresina e proseguita poi al Franco Scoglio prima e nella centralissima Piazza Duomo per tutta la notte. Una felicità immensa, soprattutto per il presidente Pietro Sciotto, che quattro anni fa ha rilevato il titolo storico dopo la mancata iscrizione dell'ultima CR. Dedico la vittoria alla vittoria del campionato del mio fratello Pippo, che non c'è più, che lui voleva la C più di me. E siamo stati sempre insieme da quando siamo nati. Mio fratello è una persona speciale, importante. Mi dispiace molto che non c'è lui. Io cammino col suo telefonino, è come se ci fosse lui accanto a me. Ho già chiamato alla FIGC, o mi sono fatto dare la proroga per 5-6 giorni ancora, quindi abbiamo il tempo di fare tutto. Speriamo bene, siamo contenti in questo momento e pensiamo poi al futuro, ma fra un paio di giorni. In questo momento voglio riposarmi e basta. Sono stato orgoglioso di allenarle sempre, perché hanno dato sempre una priorità al gruppo e mai a se stessi. Ecco, questo per arrivare a un'idea di gioco, a creare, devi avere degli uomini validi, forti, e loro l'hanno dimostrato. Un gruppo solido, compatto, di giocatori che sono andati oltre le difficoltà, dal bomber Ciro Foggia al capitano Biccerci Diagono, da Aliperte Vacca alle rivincite di Bollino e Sabatino. Una squadra costruita da Cocchino Deboli sin dall'inizio, con l'obiettivo di centrare la promozione e riportare tra i professionisti Messina in un campionato che la prossima stagione, anzi tra poche settimane, assomiglierà tanto ad una Serie B per il blasone delle piazze.